luoghi individuati, sono più di 20 i castelli che hanno aderito a queste primissime edizioni, i castelli sono tantissimi e noi procederemo fortemente ad una valorizzazione complessiva dei castelli di tutta la regione. Ci sono alcune associazioni che si dedicano a questo, li vogliamo valorizzare, vogliamo avere rapporti con loro, laddove i castelli non sono connessi ad un'associazione vogliamo sviluppare queste connessioni, cerchiamo di fare del nostro meglio, perché anche in queste situazioni, soprattutto in questa che a volte è stata trascurata, non sempre ovviamente, ma a volte è stata trascurata, si superi questa trascuratezza. Ecco, questo punto, questa è la presentazione generale, la presentazione specifica potuto fare il dottor Tocco. Oggi sono 22, gli eventi in totale sono più di 50, li trovate in cartella stampa, ovviamente tutte scaricabili dal nostro sito in varie modalità e trovate tutto. Vanno proprio da Piacentino a Rimiese, abbiamo coinvolto i principali circuiti, sia partendo dal circuito dei 23 castelli del Ducato di Parma e Piacenza, che è presente con alcuni castelli, un circuito importante, molto attivo, e presente con alcuni importanti castelli di cui adesso vi parlerò, la circuito dei castelli di Modena, e ad altre realtà minori, Termini, eccetera, e la collaborazione, l'importanza storiale del Polo Museale dell'Emilia Romagna, che ci ha aperto con iniziative speciali alcune realtà che sono attenente allo Stato. Partendo dal Piacentino, possiamo ricordare subito alcuni castelli privati che sono coinvolti in questa iniziativa con aperture ed eventi originali. Partiamo da Gazzano, che è un castello privato molto bello perché ha una rocca e accanto un castello, ed è un castello che è della famiglia degli Scotti dal 1200 intorno. Qui c'è una rocca difensiva, una rimbora mobiliare che è stata rimaneggiata nel 700, e ci sarà l'occasione di visitare non solo il castello con una visita guidata approfondita, ma anche il giardino. C'è un giardino importante alla francese, noi da un po' di tempo abbiamo una particolare attenzione ai giardini storici, e ci fa piacere ricordare che anche ad Agazzano c'è questa opportunità, che si ripete anche a Fontanellato. Fontanellato è la sede del circuito dei castelli del Ducato. In questo caso avremo anche la possibilità di vedere un restauro curato da DMC poco tempo fa, dedicato a uno stendardo che è nato dalla Beata Vergine di Fontanellato, che forse in origine era una bandiera di una nave, probabilmente, che era capitanata da un San Vitale, ha una storia molto curiosa, un stendardo molto grande, che è stato restaurato e sarà un'occasione anche di vederlo. San Pietro in Cielo, un altro castello privato, dove c'è un museo, che si chiama Mi Museum in Motion, presenterà, oltre alla visita al castello, che è comunque interessante, sarà possibile andare in Oriente, perché c'è una mostra installata in questo momento, una copia di 40 guerrieri in terracotta di Xian, quelli che furono scoperti qualche decina di anni fa e sono ancora a guardia del primo imperatore cinese, quindi sarà anche un'occasione per vedere questa curiosità che abbiamo in Emilia. Poi andiamo a Noceto, dove ci sarà un posto, c'è il Castello della Musica, dove c'è il Museo del Disco, il Museo della Letteria Parmense, ci sarà tutto un percorso dedicato alla musica, all'antica corte, alla vicina di Polesine Parmense, detta anche Castello del Po, da un po' di tempo avremo una visita speciale, dove si potrà anche vedere, interessante, le trecentesche cantine dove c'è la stagionatura del culatello, che sono molto affascinanti. Invece a Canossa, grazie al Polo Museale Regionale, avremo una cosa, sarà la possibilità di fare un percorso molto interessante, perché faremo nella giornata di sabato un itinerario circolare lungo un percorso fatto dal CAI intorno alla Lupe di Canossa, accompagnati dai volontari del FAI dell'Emilia Romagna. Il FAI Giovani in Emilia Romagna ci ha aiutato moltissimo, soprattutto le delegazioni emiliane, quindi da Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena e Bologna, e permettono e aiutano agli enti e istituzioni e ai privati che aprono in queste giornate castelli con iniziative speciali di organizzare queste iniziative, di fare aperture speciali, di collaborare a queste cose. Tornando a Canossa, dove eravamo fermati velocemente, ci sarà oltre a questa visita, ci saranno anche approfondimenti dedicati alla storia della Matilde, della contessa Matilde e i suoi
Milano, poi al Palazzo dei Pirracardi, sia sabato che domenica con visita speciale al Palazzo. Cosa molto interessante e particolare sono i tour notturni, vista la stagione proprio freschissima, abbiamo dedicato tantissimi eventi in notturna, con degustazioni eccetera. Molto interessante questo tour notturno Terra dei Castelli dei Pio di Savoia, tra Spettano e Formigine. Ci sarà tutto gratuito ovviamente, ci sarà un pullman che accompagnerà chi vorrà partecipare dalle ore 19 di sabato, con una visita curata da Vincenzo Mandelli, che è uno studioso anche, dei castelli. Farà quindi una visita guidata prima a Formigine, poi si arriverà a Spezzano, dove ci sarà un aperitivo finale. A Spinalberto, alla Rocca Navoni, ci sarà un evento sia sabato e domenica particolare. Abbiamo coinvolto, però ci piace ricordare, il climb, urban climbing. Noi l'abbiamo già fatto con gli alberi, fare il climbing. Questi urban climbing faranno delle arrampicate sulla rocca di Spinalberto, e dopo ci sarà musica dal vivo e c'è anche una festa in paese, quindi ci sarà la possibilità anche di fare degustazioni in particolare. Ad Osta abbiamo un'apertura straordinaria notturna con visite guidate del FAI di Bologna. Interessante che l'enoteca regionale, ospitata ovviamente dalla Rocca di Osta, ci saranno sconti speciali per chi parteciperà a queste serate, chi farà quiz, eccetera, degustazioni. Andiamo invece in Romagna, andiamo a Castrocaro, dove la Proloca è attivissima per l'aperto del castello, e ci sarà una visita guidata al castello sia sabato e domenica, e degustazioni di vini pregiati e di Adina nell'enoteca del castello. Andiamo a Loggiano con la visita, viste guidate alla Fondazione Tito Balestra, e degustazioni in occasione dei saporisti.